simbolo del riciclaggio, cioè di qualcosa che è possibile riciclare, qualunque cosa essa sia, dalla lattina di alluminio alla nostra scatola di cartone dei biscotti. Da oggi a domenica 1 dicembre in piazza del Plebiscito fa sosta la tappa conclusiva del tour autunnale di Pala Comieco, realizzato da Comieco in collaborazione con il Comune di Napoli ed ASIA per portare nelle piazze il ciclo del riciclo di carta e cartone. Tantissimi bambini che attraverso un percorso didattico diventano facilitatori presso le proprie famiglie, dove il primo anello, il primo nucleo per fare una buona raccolta differenziata della carta. Non bisogna abbandonare i rifiuti a terra perché quello sporca la città e aumenta il costo del nostro lavoro, quindi davvero un piccolo gesto per i cittadini di oggi. Quelli di domani siamo convinti che con l'entusiasmo che stiamo vedendo dei bambini di oggi, che davvero sono cittadini un po' migliori. È stata installata una tensostruttura in cui i cittadini e gli studenti potranno osservare il funzionamento del processo industriale del riciclo della carta, pensato come percorso interattivo con il supporto di guide qualificate e con alcuni giochi come quello della spesa sostenibile per scoprire tra gli scaffali virtuali come sono fatti i diversi imballaggi di carta e cartone e capire come riciclarli correttamente. Un modo per fornire spunti utili e riflettere sull'importanza del riciclo e sui benefici di una raccolta differenziata di qualità. Un'attenzione molto forte dei consorzi per il recupero dei materiali. Carta e cartone che spesso vediamo abbandonati al bordo delle strade, insieme con la SIA abbiamo un piano straordinario per partire da noi dai quartieri, dai quartieri alla sanità, ai quartieri spagnoli del centro storico e poi con le categorie commerciali per indurle a contribuire a questa sfida per il recupero dei materiali, per aumentare la percentuale di raccolta differenziata e per dimostrare che poi è possibile che attorno al riciclo si può creare anche una filiera economica importante. Insomma, si parla spesso di green economy, qui abbiamo dimostrazione, in Campania sono delle eccellenze sul settore del recupero e del riuso dei materiali come ad esempio carta e cartone.